La cover del capitolo 1085 è una cover su richiesta e mostra Frankie mentre protegge delle tartarughe appena nate e le indirizza verso il mare. Il capitolo inizia dove si era concluso l'ultimo numero, con Cobra Nefertari che pensa tra sé e sé che nessuno dovrebbe sedere sul trono vuoto, da cui il nome. Mentre dice che nessun individuo dovrebbe avere il potere di controllare il mondo, Insama dichiara che affronterà due dei punti in discussione e che Cobra dovrà rispondere ad una sola domanda. È interessante notare che Insama si riferisce a se stesso in terza persona, probabilmente per nascondere il proprio genere. In ogni caso, Cobra risponde chiedendo a Insama chi sia, dicendo di aver già sentito questo nome. Afferma che anche uno dei primi 20 governanti che formarono il governo mondiale si chiamava Insama. Questi risponde freddamente, avvertendo Cobra che la sua curiosità sfiora l'impertinenza, e non sarà onorata con una risposta. Poi dice che risponderà alle domande iniziali di Cobra, spiegando che la D è un antico nemico. Aggiunge che sebbene l'iniziale sia apparsa più spesso negli ultimi tempi, non è altro che un debole eco, e i membri contemporanei non sono nemmeno a conoscenza del suo vero significato. Aggiunge che la volontà della D esiste solo a causa del grave errore commesso dalla regina Nefertari Lili 800 anni fa. Insama afferma che lo stesso si può dire dei fastidiosi studiosi che indagano sul secolo vuoto, aggiungendo che senza questo errore non ci sarebbero stati pirati che inseguivano i Poi nei Griff alla ricerca del tesoro. Insama poi afferma che l'incompetenza di Lili è anche responsabile della dispersione dei Poi nei Griff in tutto il mondo, e allo stesso modo considera questa dispersione il peggior risultato possibile per Insama e i suoi enigmatici alleati. Poi si chiede se sia stato davvero un errore o parte di un piano più grande. Mentre dice questo, i Gorosei iniziano ad estrarre le proprie armi, apparentemente preparandosi a uccidere Cobra. Insama dice poi che la verità della questione sta nella lettera che Lili ha lasciato. Allo stesso modo, si chiede se Cobra abbia deliberatamente scelto di riferirsi a lei solo come alla regina Lili della casa Nefertari. Insama lo prega di leggere il suo nome per intero come è scritto nella lettera. Cobra riconosce che non c'è alcuna possibilità che esca vivo dalla stanza e chiede se è così, cosa che il Gorosei dall'aspetto di Gorbachev conferma. Cobra ammette che questo non lo sorprende, visto che la rottura del più grande tabù del mondo deve rimanere top secret. Vediamo che Sabo è nelle vicinanze e sta ascoltando tutto, poi commenta l'atmosfera sinistra che si respira. Nella fase successiva, Cobra rivela che la lettera di Lili è firmata come Nefertari di Lili, e Insama sembra inizialmente sorpreso prima che la rabbia lo colga. A questo punto un appendice simile ad una coda demoniaca a forma di freccia appuntita colpisce Cobra. Dopo aver assistito all'attacco, Sabo entra in azione e lancia un pugno di fuoco in direzione dei Gorosei. Tuttavia Insama si trasforma e utilizza una tecnica, vediamo una grande bocca con denti appuntiti inghiottire le fiamme di Sabo. Mentre ciò accade, Insama si chiede da dove provenga Sabo. Sabo dice che sperava di eliminarli tutti con una sola mossa, aggiungendo che non poteva sapere che l'inferno si trovava in cima al mondo. Mentre dice questo, i Gorosei e Insama vengono mostrati nelle loro nuove forme trasformate, come se fossero dei portatori di Zoan, e si preparano ad attaccare e uccidere sia Sabo che Cobra, nel mentre una luma camera vicina scatta la fotografia, che poi avrebbe incriminato Sabo per l'omicidio di Cobra. Cobra commenta poi che Sabo è il fratello di Rufy e fa parte dell'esercito rivoluzionario, chiedendo perché sia intervenuto per salvarlo. Questi risponde che il suo gruppo è più interessato ai draghi celesti, chiedendo se Cobra conosce in qualche modo Rufy. Cobra risponde che una volta Rufy è intervenuto per salvare anche lui, spingendo Sabo a ridere e a dire che sembra proprio da lui. I due cercano quindi di sfuggire agli inseguitori, e Cobra chiede di essere lasciato indietro perché è un peso morto, così da rendere la fuga di Sabo più agevole. Sabo dice che non lo farà, e Cobra aggiunge che se Sabo morisse qui, sarebbero guai seri perché ha bisogno che lui consegni un messaggio a Rufy e vivi. Cobra chiede a Sabo di dire ai due che anche loro hanno l'iniziale della D, aggiungendo che finalmente conosce il percorso che Alabasta deve seguire. Sabo ha un breve flashback della sua infanzia, in cui parla con Rufy ed Ace e di come loro abbiano la D nel nome. I due rispondono che anche lui può averla e lo chiamano Sadibo, con grande disappunto del giovane Sabo. Tornando al Reverie, lo stesso attacco a forma di coda di prima si avventa sui due, colpendoli e facendoli cadere. Sabo grida a Cobra, che inizia a recitare parti della lettera di Lili. Tuttavia, la parte in cui si parla di ciò che si deve fare con i Poi nei Griff è coperta dal ruggito di Insama, l'unico punto chiaro è la richiesta di Lili di sventolare la bandiera che annuncia una l'alba di un nuovo mondo.
Cobra contare su Sabo mentre questi grida, viene poi mostrata un'inquadratura del castello di Pangea. Tornando all'interno della sala, Cobra giace ormai morto sul pavimento, mentre Insama e i Gorosei si rendono conto che qualcun altro li sta spiando. Si rivela essere Wapol, che si rende conto della gravità di ciò che ha visto e che la sua vita è ormai in pericolo. Il capitolo passa poi alla conferenza del Reverie vera e propria, dove viene annunciato che né Cobra né Wapol parteciperanno e che si può procedere senza di loro. I re parlano di Cobra prima di passare ad altre questioni, e Re Rikudol III e Re Nettuno sembrano sospettosi di fronte a quest'ultima notizia. Vediamo poi Shiraoshi che viene condotta al Porto Rosso dai suoi fratelli, aggiungendo che sperava di salutare Vivi e si chiedeva dove fosse andata. Viene poi rivelato che Vivi si trova in una stanza del castello di Pangea, e chiede di essere slegata, mettendo in dubbio gli ordini che la CP0 sta seguendo. Jabra e Khalifa vengono presentati ufficialmente come membri della CP0, e Jabra dice che è troppo sfacciata e che deve giocare d'astuzia per avere una possibilità di essere liberata. Khalifa aggiunge che nessuno la aiuterà, e che una volta resa nota la sua scomparsa, vivrà il resto della sua vita come un animale domestico. Vivi poi chiede se Shiraoshi stia bene, e i due confermano la cosa, aggiungendo che non dovrebbe preoccuparsi degli altri in questo momento. Mentre viene detto questo, si scopre che anche gli altri ex membri della CP9 sono presenti, ma non vengono reintrodotti ufficialmente. Jabra spiega poi come Leo e Sai, che hanno assaltato Saint Charles, abbiano proclamato con coraggio la vittoria, i loro nomi e la loro fedeltà alla flotta di Cappello di Paglia. Aggiunge che le azioni di Fujitora hanno aiutato l'esercito rivoluzionario a liberare gli schiavi, cosa che ha turbato molto Ryokugyo. Questo ha fatto sì che i due iniziassero a litigare, spingendo Jabra a chiedersi cosa ci sia di strano nel Reverie di quest'anno. Intanto Vivi dice che dovrà fare qualcosa per la sua situazione attuale. Si accorge poi di un trambusto proveniente da un muro vicino, e si rivela essere Wapol che scappa da Insama e dai Gorosei. Vivi capisce che questa è la sua occasione per fuggire, cosa che riesce a fare con grande disappunto della CP0. Le tavole finali del numero vedono Wapol imbattersi in sua moglie Kinderella, che crede che stia scappando con un amante. Vivi e Wapol, nel frattempo, accettano di correre in capo al mondo se è necessario per essere al sicuro. Il capitolo si conclude così. Fortunatamente, la prossima settimana non è prevista alcuna pausa per la serie. Il capitolo 1085 è un capitolo estremamente informativo e affascinante, rivelando alcune informazioni davvero rivelatrici in quello che è quasi certo essere il culmine del flashback. Il capitolo dimostra perfettamente le grandi capacità di Oda come narratore a lungo termine. Con questo singolo numero, tanti sviluppi e rivelazioni che all'epoca erano confusi sono ora collegati tra loro e hanno perfettamente senso come storia complessiva. È una pianificazione davvero magistrale, soprattutto se si considera il tempo trascorso tra l'introduzione di ogni singolo punto della trama e la sua unificazione. Anche se questa incredibile sequenza sembra destinata a concludersi nel prossimo numero, sarà comunque ricordata come una delle più belle sequenze di flashback della serie. Volevo ringraziare Luca Grassi che è ufficialmente un membro della ciurma di Storyteller. Se anche voi volete entrare nella ciurma abbonatevi al canale. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina.